Beh, convinto al 100% no, noi speriamo, no, noi gli abbiamo chiesto che entro dicembre sia finita l'analisi costi-benefici e loro ci hanno dato buone speranze. Noi pensiamo che se no le cose non andranno assolutamente bene, abbiamo ricordato che è 25 anni che si parla di TAV ed è 25 anni, in 25 anni di analisi costi-benefici sono state fatte già molte volte. C'è una legge che ormai è approvata da più di un anno, da due anni, e quindi noi crederemo che non era più necessario. Loro ci hanno spiegato la necessità anche di farlo, ma ci hanno assicurato tempi brevissimi. Chiediamo un impegno più forte della Lega, ma noi chiediamo un impegno più forte di questo governo, non solo della Lega, noi chiediamo un impegno forte del governo. E nella Lega ha il coraggio di dire no alla TAV, nei 5 Stelle hanno il coraggio di dire di sì. Il rischio è il ritardo, la perdita di tempo, il ritardo e la perdita di finanziamenti e la perdita di posti di lavoro e che il PIL che deve crescere non cresca.